Eccomi, allora, buonasera a tutti. Innanzitutto vorrei salutare i cittadini con cui ci siamo visti anche recentemente, proprio a dimostrazione del fatto che in realtà, a differenza magari di quanto può essere emerso dagli interventi dei consiglieri di opposizione. Non è vero che non c'è stato un confronto molto tranquillo, molto leale con i proponenti. Confronto che si basa innanzitutto sul rispetto nei confronti di una tale proposta, rispetto perché anche noi siamo capaci di comprenderne il valore, di comprenderne la sostanza anche dal punto di vista tecnico. Quindi apprezziamo il lavoro fatto da tutti, anche da chi questa proposta l'ha sviluppata, e anche il lavoro che hanno fatto nel coinvolgere le 8.000 persone che poi hanno sottoscritto questa proposta. Mi dispiace anche quindi che il nostro aver presentato un atto sia stato interpretato come un gesto ridicolo. Per me ridicolo non lo è perché è un atto che è il frutto innanzitutto di un impegno preso con i cittadini nel corso delle commissioni, varie commissioni che si sono svolte nell'ultimo anno, nelle quali, ripeto, il confronto è stato sereno e tranquillo, almeno da parte nostra, e soprattutto mai ha avuto come obiettivo quello di ridicolizzare il lavoro che è stato fatto. Al contrario, noi con quest'atto mettiamo proprio in evidenza quelli che sono i tanti punti che, come è stato già detto anche dal consigliere Stefano, sono assolutamente accoglibili di questa proposta. E questi punti sono stati, elencati in questo ordine del giorno. È chiaro che è un ordine del giorno che è collegato ad una delibera ed è un indirizzo politico che ovviamente noi vigileremo affinché la giunta, quindi la sindaca e tutti gli assessori coinvolti in questa situazione diano seguito ed attuazione a questo nostro indirizzo. Poi, se le opposizioni non vorranno votarlo perché lo reputano ridicolo, liberissimi di farlo. A noi sembrava un modo sia da una parte per riconoscere il grande lavoro fatto dai cittadini e dall'altra proprio per dare un indirizzo chiaro su quali sono i punti di questa proposta che invece vorremmo fossero presi a riferimento nel proseguimento delle attività che l'amministrazione dovrà portare avanti. Dovrà portare avanti perché per noi il nodo della stazione Tiburtina è un nodo importante, tra l'altro rientra in quello che chiamiamo l'anello verde. E di fatto quindi tutta l'amministrazione ci sta lavorando e si tende appunto a modificare quello che è un sistema di assetto di quell'area che, come abbiamo detto più volte, ormai è assolutamente superato. Quindi nell'ordine del giorno noi facciamo, elenchiamo proprio i punti fondamentali che dovranno essere presi in considerazione. E soprattutto poi chiediamo, visto che, come è stato ricordato da qualcuno nelle commissioni, i dipartimenti hanno espresso il loro parere negativo, e questo io l'ho più volte ribadito, che ne dica anche la consigliera Grancio, noi non abbiamo mai fatto accuse nei confronti di nessuno, nessuno si è mai permesso dei consiglieri di rivolgersi in maniera offensiva nei confronti dell'architetto. Se ci fu una dichiarazione, fu da parte di persone di non membri della commissione. Comunque, detto ciò, lo volevo sottolineare perché ci mancherebbe offendere un professionista. Appunto, chiediamo ai dipartimenti di approfondire tutti questi punti anche dal punto di vista tecnico, perché quello che veniva rilevato in quei pareri era che questi contenuti non fossero sufficientemente sostanziati da studi tecnici. Quindi noi neanche ce lo aspettiamo, ovviamente, da una proposta di cittadini che già hanno fatto tantissimo e hanno quindi presentato all'amministrazione un progetto
molto ben definito e dettagliato, però appunto siccome dai pareri si evidenziava che mancavano questi approfondimenti tecnici, noi chiediamo che questi approfondimenti vengano fatti proprio per armonizzare tutti i punti elencati nell'ordine del giorno con i contenuti sia dal punto di vista urbanistico che trasportistico che ambientale che già l'amministrazione sta sviluppando nell'area della stazione Tiburtina. Un altro punto dell'ordine del giorno riguarda proprio invece il confronto con i proponenti, confronto che se c'è stato fino ad oggi, secondo noi, proprio in virtù di questa grande loro disponibilità e questo grande impegno, non deve interrompersi con la giornata di oggi. Quindi noi non stiamo dando pacche sulle spalle a nessuno e non stiamo dicendo ci siamo visti, arrivederci, si conclude qui, ma stiamo assolutamente prendendo un impegno affinché nel proseguimento delle attività amministrative per lo sviluppo del piano di assetto della stazione Tiburtina si mantenga vivo e costante questo confronto sia con il comitato diciamo proponente della proposta di delibera, ma anche con la cittadinanza, coinvolgendo i due municipi interessati dal progetto, quindi il secondo e il quarto municipio, e proprio per far sì che questa proposta di delibera non cada nel vuoto, ma gli venga dato lo spazio che merita anche nel proseguimento delle attività in corso. Io so che avevo solo 5 minuti, spero di essere rimasta nei tempi. Grazie, Presidente.